nemmeno il suo, l'errore dell'amichetto che guidava, è stato solo quello di non fermarsi, capito, e andare a tre sul motorino. Ma non giustifica questa cosa che tu ammazzi un bambino perché non si è fermato o perché andava a tre sul motorino. Cioè è inaudita questa cosa, cioè è inammissibile, non si può accettare. Per lui era uno di più. Togliamo uno dalla faccia della terra. La sfortuna vuole a questo carabiniere che mio figlio è una brava persona, era incensurato, era un ragazzo che giocava a calcio, non era mai stato fermato, mai ha avuto problemi con la giustizia, cioè ha ammazzato solo un bambino e gli ha infranto dei sogni che chissà quanti sogni aveva e punto. Il padre era un disoccupato, destino di miseria, lui nasce già segnato. Per questo e cose a queste simili, lasciarlo stare a crescere è una fatica inutile. La casa è una ragazza del comitato, insomma, creato dopo la morte di Davide Bifolco, mi ha chiamato e mi ha detto appunto se volevo partecipare alla manifestazione o anche se semplicemente volevo farmi una fotografia con l'hashtag. E io gli ho detto no, sto venendo a Napoli perché faccio spettacolo, incontriamoci, quindi ho fatto qualche intervista. E quando mi hanno chiamato a Napoli Teatro Festival ho pensato, scrivo un racconto su Napoli ma scrivo un racconto su Davide Bifolco. Quello che manca è il racconto della normalità e della concretezza che c'è dietro a storie straordinarie nel senso di fuori all'ordinario. Cioè noi sappiamo tanto della morte di Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, Franco Mastrogiovanni, appunto Davide Bifolco, però li conosciamo già morti, mentre invece quello che manca è raccontare quanto queste persone siano nella memoria di chi li ha conosciuti e siano stati nella realtà della loro vita delle persone che hanno vissuto in maniera assolutamente normale e concreta. Ci siamo scambiati questa storia, ci capita spesso di lavorare su storie comuni, ci è capitato, ci capita qualche volta, abbiamo spesso gli stessi interessi, pensiamo che il ruolo di un cantastorie sia anche quello di raccontare il presente. E quindi quando una vicenda ci colpisce spesso ce la raccontiamo vicendevolmente, in questo caso è stato lui che mi ha raccontato questa cosa qui. Mi ha passato parte del testo che stava preparando per il monologo, per l'appunto il nostro domani, e mi ha detto, boh, penseresti a qualcosa di musicale per accompagnarmi? Il titolo del nostro domani deriva da una frase di un libro che è Mosca Petiuschi di Venedikt Erofiev, che più o meno insomma dice il nostro domani è più luminoso del nostro ieri, ma chi ci assicura che il nostro domani, dopo domani non sia peggiore del nostro altro ieri, mentre invece noi dobbiamo cercare di utilizzare le conoscenze del passato e le speranze per il futuro, ma utilizzarle nel presente, che è l'unico tempo concreto che viviamo tutti. Io ho formato un'associazione che si chiama Davide Bifolco, il dolore non ci ferma, proprio appunto per dare riscatto alla città, riscatto al nostro quartiere, per vedere di aiutare le famiglie e i ragazzi che stanno nel disagio. Io lo vorrei acchiappare questo carabiniere che ha sparato a mio figlio, io vorrei prenderlo da vicino e dirgli tu, qual è stata la motivazione? Almeno cacci le palle, dillo. Invece no, ho inciampato, che ne so, perché forse era un latitante, perché tutte queste giustificazioni attorno a un crimine, senza dire io ho fatto questo crimine perché così, e invece danno sempre una giustificazione, si appenda nei vetri, perché?